Bella ragazzi da CBU, ben ritrovati ad un nuovo video. Ho già girato un video quest'oggi, questo è il mio secondo video, il video del sabato. Vi vorrei riproporre la rubrica di calciomercato perché vedo che i miei video sono molto seguiti. Scusate per la luce, ma ho cambiato momentaneamente postazione e oggi, come ben capite, è una bruttissima giornata. Comunque, siccome il mio video è andato molto bene, come gli altri sul calciomercato, in particolar modo della Juve, mi sono tagliato anche i capelli, non so se avete notato. Ho pensato di riproporre le ultimissime bombe di mercato della Juve, perché ne stanno uscendo tutti i giorni, un sacco di testate giornalistiche ne sparano così proprio a bizzeffe. Ho detto, ma perché? Continuo. Proponiamo le ultime di mercato della Juve e vediamo quest'oggi cosa propone il web e cosa propone appunto tutto quello che concerne media e appunto giornali di sport e altro, perché comunque ormai lo sport lo ritroviamo anche in giornali che non sono prettamente sportivi, senza fare nomi. Comunque, la Juventus è molto attiva, ma molto attiva sul mercato. Non si sa come mai sta cercando, oltre al difensore, oltre a un centrocampista di qualità che dia tecnica, che dia visione di gioco, sta cercando anche un attaccante ed un portiere. Situazione portiere. Un portiere molto valido, noi lo abbiamo e non capisco la società Juve cosa stia pensando. Perché? Perché ultimamente è venuta fuori questa voce di De Gea. Chi è De Gea? De Gea è un portiere del Manchester United, portiere spagnolo e c'ha 28 anni, quindi non è proprio un giocatore giovanissimo, è nel pieno della sua maturità, non è vecchio, però noi abbiamo per dire Szczęsny, che ha la stessa età, è secondo me molto valido Szczęsny. Non capisco questo cercare un altro portiere. Abbiamo anche Mattia Perin che come secondo è fortissimo e probabilmente diverrà lui, se non ora, comunque a breve lui, secondo me, il numero uno a difendere i pali della Juve. E comunque De Gea è cercato dalla Juventus, ha una situazione contrattuale molto vantaggiosa, si parla addirittura di parametro zero e si parla che la Juventus l'abbia attenzionato per il mercato non invernale ma quello estivo, quindi per il prossimo anno. Un'altra bomba di mercato che sta uscendo fuori riguarda giocatori che a me fanno impazzire. E speriamo che almeno uno o due di questi saltino fuori. Uno di questi ragazzi è Christian Pulisic, americano però con doppia cittadinanza, croato-americano. Gioca nel Borussia Dortmund, è un ala, un trequartista ed è giovanissimo, 20 anni ragazzi, 20 anni. Questo è un giocatore che secondo me è veramente forte, forte, forte. Il Borussia Dortmund è veramente, comunque a livello giovanile, molto più avanti rispetto a tante altre società. E ci ha visto bene anche questa volta. Christian Pulisic, segnatevi questo nome. Un altro giocatore che è attenzionato, e questo riguarda la difesa, che non è tanto difensore, è un terzino di spinta, stile Alexandro, stile Marcelo. Sto parlando di Grimaldo, Alejandro Grimaldo, anche questo spagnolo, mancino. E si parla appunto che anche lui sia seguito dalla Juventus. Anche questo, secondo me, è un profilo validissimo. Gioca nel Benfica da 2-3 anni già credo ed è un grande giocatore anche questo. La bomba di mercato e attenzione bombissima di mercato qual è? Oltre a Pogba,
oltre a Milinkovic Savic, che è già da un po' che se ne parla. Ultimamente la Juventus a cosa ha pensato? Questa settimana in particolar modo, ragazzi, tenetevi forte, Antoine Griezmann. Sì ragazzi, Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Pare veramente che la Juventus abbia messo gli occhi su di lui, stia controllando la situazione all'Atletico Madrid. Lo conosciamo tutti, campione del mondo con la Francia. Anche lui non è proprio giovanissimo, ma giovane, perché comunque stiamo parlando di 91, quindi ha 27 anni. E ragazzi, speriamo, questo è un giocatore che è veramente bomba, bomba, bomba. Speriamo che questa trattativa non voglia dire che se ne deve andare un big, perché se fanno il cambio, entra Griezmann e poi mi levi uno come Dybala o chi per lui lì in avanti, non va bene. Qui bisogna andare avanti, arricchire la squadra, non regredire. È inutile che mi levi Dybala per mettere Griezmann. Tutta la vita Dybala, mi tengo Dybala, Dybalino mio, che ha fatto già 4 gol in Champions. Per favore, Juve, non facciamo cagate. Eccolo lì. Comunque, bomba, bombissima di mercato. A me piace tantissimo Griezmann. Un altro giocatore attenzionato dalla Juventus. Juventus veramente attivissima sul mercato. Ho azzeccato, si vede proprio il periodo per fare i video, perché ne esce una dopo l'altra. Ogni giorno sempre di più, ogni giorno sempre di più. Un altro giocatore seguito è, avevo già ribadito, James Rodriguez, James Rodriguez, giocatore appunto del Bayern di Monaco, ancora da riscattare dal Real Madrid, giocatore che fa impazzire, a me piace tantissimo, mancino, gioca con entrambi i piedi, trequartista, calcia benissimo le punizioni. James Rodriguez è sempre negli occhi della Juventus. Altro giocatore, e questa è una chicca, è Bernardo Silva del Manchester City. Questo giocatore è valutato tantissimo, si parla addirittura di 60 milioni di euro, 24 anni, quindi ancora giovane, e si dice che la Juventus lo stia trattando, stia almeno parlando col suo procuratore, che se non sbaglio è Mendes che ha portato, si sa, Cristiano Ronaldo alla Juve, ha portato Cancelo e sta facendo questa collaborazione con la Juve, e i migliori profili sono attenzionati dalla società bianconera tramite appunto Mendes. Sarebbe veramente anche questo un bel profilo. Le altre due bombissime, perché anche secondo me queste sono due veramente bombe di mercato, oltre a Griezmann, che è quella proprio per adesso, secondo me, ultimamente la bomba. Se venisse veramente Griezmann alla Juve, butta giù lo stadio. Però anche queste, secondo me, sono due giovani promesse molto valide. Uno è Rashford, ragazzi, Rashford del Manchester United, l'abbiamo incontrato da poco in Champions, anche lui 20 anni, nazionale inglese, e questo qui, ragazzi, è veramente forte, veramente forte. Rashford, ala anche lui, attaccante, fa tanti gol, buonissima tecnica individuale, speriamo, io me lo auguro, giocatore bomba. E l'altro giocatore, anche lui giovanissimo, normale, cioè comunque giovanissimo non tanto, è un 95, 93, 95, ora non mi ricordo, ce l'ho segnato comunque. Lukaku che è un attaccante belga, anche lui dello United, anche lì c'è di mezzo Mendes. E sembra che appunto sia innamoratissimo della Juve, non fa altro che parlare nei giornali della Juve di quanto sia bella come società, come squadra, gli piace come si muove sul mercato, che ha acquisito Cristiano Ronaldo che è il suo idolo, eccetera eccetera eccetera. Lukaku sarebbe un bomberone per la Juve. Io non è proprio tra i miei favoriti, però reputo un grandissimo attaccante.
E l'ultima bomba, bombissima, un altro giovane, giovanissimo, è Kylian Mbappé, ragazzi. La Juventus sta corteggiando Mbappé, è innamorato il presidente della Juve di Kylian Mbappé. Mbappé, attaccante del PSG, che affianca Neymar, appunto, nella squadra parigina. Sembra veramente che dietro ci sia la Juventus, ragazzi. La Juventus. Si parla di una cifra spropositata, 150 milioni almeno di euro, almeno. Quindi bombissima questa qui, Kylian Mbappé. Mamma mia, ragazzi, se fa questa cosa la Juve, chi ci ferma più? Chi ci ferma più? Ma immaginatevi Dybala, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Vinceremmo una Champion, due Champion, tre Champion. Boh, e per quanti anni? Perché sarebbe un trio. Mamma mia, mamma mia. Iscrivetevi al canale, seguite i miei video, lasciate un bel like e seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio numerosi. Grazie per i 50 iscritti. In giro breve siamo arrivati già a oltre 50 iscritti. Grandissimi. Vi voglio bene. Un like. Big up and bless. Yeah, man.